sembra che siamo pochi, ma non è così. Diciamo questo periodo, questa giornata che, come vedi, in questa casa non c'ho nelle politiche sociali, è politica salute. Ma questa piazza oggi, come vedi, ha tante politiche anche diverse tra di loro, ovviamente di schieramento, eccetera, però tutti uniti insieme, come abbiamo scritto, per ristabilire, diciamo così, l'uguaglianza, la legalità, il bene comune nella nostra nazione, superare il forum e questa la vera battaglia, capire perché è il nostro per arrivare a questo. In Parlamento più di una volta sono stato protagonista delle battaglie sulla legalità e vorrei proprio incominciare da te, rispettare il fatto. Proprio sui temi del legittimo impedimento, che io ritengo che non servono solo per Berlusconi di oggi, ma per evitare anche per un Berlusconi nuovo di domani, ecco, in questo modo qua. Quanto c'è di democratico, di importante in quel quarto quesito? Buonasera a tutti, innanzitutto ringrazio Gianco di promuovere qui a Castelnuovo una iniziativa in vista dei referendum che si svolgeranno domenica e lunedì prossimo, che sono una scadenza davvero importante, una scadenza che riguarda i cittadini, a cui spero davvero che ci sia una partecipazione, soprattutto per una ragione, perché i cittadini devono decidere sul loro destino, su questioni che riguardano la vicina, che riguardano la propria pelle, la salute, l'ambiente, la legalità. E allora la parola è data ai cittadini perché possano decidere loro sul futuro, meglio, quale futuro loro immaginano per il proprio paese, per questa Italia. Guardate, voglio, prima di rispondere al quesito che mi poneva Gerardo, darvi una news, una attività parlamentare fresca di giornata, perché stamattina era riunita in Parlamento congiuntamente la Commissione Bilancio e la Commissione Finanze. Io sono capogruppo per l'Italia dei Valori in Commissione Finanze, perché si sta istituendo un provvedimento, il cosiddetto decreto sviluppo, che dovrebbe servire per rilanciare l'economia di questo paese. Ebbene, io sono intervenuto per illustrare gli emendamenti che noi come Italia dei Valori abbiamo proposto, una serie di emendamenti che servono per migliorare questa legge, ma soprattutto per fare una legge che davvero consenta lo sviluppo in questo paese, che serva davvero per rilanciare l'economia, che serva davvero rimettere in modo i consumi, per aiutare i cittadini e portarli verso una ripresa reale, concreta. Ebbene, c'era uno di questi articoli proprio, abbiamo fatto degli emendamenti, l'1.02 se non ricordo male, l'1.02 con il quale proponevamo noi come Italia dei Valori che fosse dato il credito d'imposta, cioè un aiuto a quelle imprese che investono in ricerca che serva soprattutto per sviluppare le fonti energetiche alternative, le fonti rinnovabili,
il risparmio energetico, insomma tutte queste nuove tecnologie ad altissimo livello. E perché abbiamo fatto questo emendamento? Proprio perché siamo in prossimità del referendum che tocca il nucleare. E allora, se come partito diciamo no al nucleare con delle ragioni sacrosante, perché quello che è successo in Giappone, il disastro, la morte che può determinare il nucleare e quindi la costruzione di centrali nucleari che attentano alla vita degli esseri umani, allora è anche giusto che rispetto a questo tipo di energia, l'energia nucleare, ci siano delle proposte alternative, perché naturalmente non si può dire no a tutto, perché poi le risorse energetiche dove le prendiamo, dove ci stanno le fonti energetiche alternative. Ebbene, rispetto al nucleare, che ripeto, al di là del dato emozionale che incide naturalmente sulla nostra sensibilità, perché gli eventi del Giappone ci hanno fatto davvero impressione, insomma degli scenari apocalittici, ma al di là del fatto emozionale di quello che è successo in Giappone, c'è un altro aspetto che rimane irrisolto con le centrali nucleari ed è determinato dalle storie del nucleare, perché ben sapete che le storie a tutt'oggi non hanno una soluzione. E poiché queste storie determinate dall'altro sono altamente cancerogene, sono le prime portatrici di tumori, di leucemie, di malattie tumorali, e allora c'è un problema di fondo, cioè noi dobbiamo cercare di costruire una società nella quale dipendiamo anche il nostro ambiente, il nostro territorio, ma anche per una ragione che deve farci superare i nostri egoismi, cioè nell'immediato fare l'energia nucleare e distruggere l'ambiente. Noi di queste terre non siamo noi i proprietari. Noi le abbiamo avute in prestito dai nostri genitori e abbiamo il dovere di consegnarle ai nostri figli meglio di come ce le hanno consegnate i nostri genitori. Questo è il primo indirizzo che dovrebbe dare la politica. E allora, se c'è questo scenario intorno al nucleare, è fin troppo evidente che bisogna guardare altrove. Ecco la ragione per la quale stamattina con quell'emendamento noi abbiamo detto di investire ogni anno 500 milioni di euro per aiutare le fonti energetiche alternative e pulite. Guardate, tra l'altro abbiamo dato anche la copertura economica, perché è facile dire facciamo un'altra cosa, poi vediamo i soldi. Ma signore, abbiamo detto anche dove prendere i soldi per la relativa copertura finanziaria di questa politica industriale che abbiamo cercato di disegnare con questo emendamento. Abbiamo detto prendiamo dalle società petrolifere. Prendiamo facendo pagare un po' di soldi in più a banche e assicurazioni. Insomma, cominciamo una volta e per sempre a mettere le mani nelle tasche dei forti, dei potenti, dei prepotenti, dei ricchi, quelli che hanno approfittato molto spesso, perché sappiamo bene i grandi potentati bancari che cosa fanno ai cittadini, sappiamo bene le società petrolifere che cosa hanno combinato in Italia e al mondo. Allora, semplicemente per un fatto di giustizia sociale, abbiamo trovato la copertura finanziaria prendendo da chi ha un poco in più e cercando di fare sviluppare questo settore, le fonti,
le energie pulite. Ebbene, io ti devo dire molto da franchezza. Gli emendamenti verranno messi in votazione settimana prossima, perché in aula il provvedimento sullo sviluppo arriverà mercoledì prossimo, ma già vi posso anticipare che ci sta il parere contrario del governo. Il governo Berlusconi, come al solito, ha fatto scelta di campo volendo uguali le parole dello stesso Berlusconi. Perché guardate, su questo punto ci sta proprio la scelta strategica sull'energia che un paese deve fare. Allora, è in gioco, al di là del fatto specifico del nucleare, ma è in gioco soprattutto che futuro vuole avere l'Italia sulle fonti energetiche, sugli approvvigionamenti energetici. Ebbene, noi abbiamo disegnato questo nuovo scenario, uno scenario possibile, concreto, che è lo scenario del futuro, perché il futuro, guardate, sono le risorse energetiche alternative. Vedete stasera, anche qui, teniamo questa grande risorsa, il vento, l'eolico, il solare, specialmente qui al sud, teniamo una grande risorsa che è il sole. E allora, perché non sfruttare queste risorse naturali, che specialmente noi qui al sud ne siamo pochissimi, e quindi indirizzarci su queste nuove fonti alternative energetiche, su queste fonti pulite. E allora, abbiamo detto anche che siamo pronti a sostenere le imprese che fanno ricerca, che sviluppano le tecnologie su questi settori, anche per un motivo molto, molto importante. Guardate, in questo settore, oltre a creare una delle fonti alternative di energia, si crea anche occupazione. Ma si crea soprattutto l'occupazione di alta qualità, considerando che su questo settore, sul settore del solare, ci sono in Italia ben 140.000 soggetti che ruotano intorno a questo sistema imprenditoriale. Sono tutti lavoratori, operatori di alto contenuto specialistico. E allora è una scelta anche di tutto professionale, perché investire in questi settori significa dare la possibilità di livelli occupazionali in tempi attuali. E guardate, un altro errore che si sta facendo a livello nazionale con il governo delle scuole, che non si ha una politica industriale. Perché guardate, anche per il mondo delle imprese, le imprese hanno bisogno di certezze, di regole certe, e questo serve soprattutto per poter attrarre nuovi investimenti, capitali esteri soprattutto. Se invece abbiamo un governo che è davvero in modo sovrano, un giorno ti dà l'apertura sulle fonti alternative, sul solare, sulle ore. E poi abbiamo visto che è cosa è successo lo scorso anno. Hanno tagliato immediatamente tutto. Per cui le imprese che hanno fatto gli investimenti, che hanno fatto dei business plan per fare dei piani industriali a medio termine, si sono trovati dalla sera al mattino veramente nei guai. E allora chi ne ha pagato per prendere conseguenze sono sostanzialmente chi ne ha ancora fatto. Allora, ecco perché noi intendiamo incalzare il governo e la maggioranza di centrodestra su questi temi. Ed è la ragione per la quale io davvero, per domenica e lunedì prossimo, poiché c'è una scelta soprattutto
sulle politiche energetiche, sulle strategie energetiche di questo paese. È importante dare un sì sul referendum per l'approvazione del nucleare, degli impianti nucleari, perché in questo modo si riesce a impegnare definitivamente il governo su questa materia e indirizzare su fonti alternative, che significa aria pulita, che significa ambiente sano, protezione dei territori, degli ambienti. Guardate, considerate che in Italia la prima centrale nucleare fu realizzata non lontano da qui, a Latina, nel 1963. Poi, nell'anno successivo, ne fu realizzata un'altra nel 1964, ancora più vicino che a noi, la stessa Unga. Poi la, erano arrivati alla quinta centrale nucleare che stavano realizzando a Viterbo. Per fortuna ci fu il referendum del 1970 e fu bloccata questa deriva verso il nucleare.